Grazie, buongiorno. È davvero con piacere che torniamo in presenza a Vitesp. Abbiamo seguito questa iniziativa negli anni precedenti, anche negli anni difficili del Covid, ma insomma, un amico Maurizio Testa, con cui ci conosciamo ormai da anni, mi ha presentato come docente, eccetera. Io dico sempre, qua c'è anche qualche mia ex studentessa, oggi operatrice turistica, quindi questo mi fa molto piacere. In realtà, diciamo, il turismo non è una scienza, no? E quindi, se vogliamo, è sistematizzazione di buone pratiche, e quindi non c'è una discrasia, secondo me, tra l'aspetto metodologico più che teorico e la realtà concreta. Cerco di andare veloce perché immagino che molti vogliono partecipare, da un lato, alle attività, come dire, di workshop, dall'altro anche gli studenti, come dire, conoscere anche le proposte che abbiamo sentito prima rispetto al metaverso. Beh, diciamo, questo è lo scenario che abbiamo vissuto nei 35 anni pre-Covid, no? Con, diciamo, il turismo che sembrava destinato a crescere ineluttabilmente. C'erano delle crisi, ma erano le crisi geolocalizzate, dovute a fenomeni geopolitici, naturalistici e quant'altro. Poi sembrava sempre che il turismo fosse destinato a crescere, e invece, diciamo, abbiamo vissuto questa situazione del Covid, il turismo ne ha risentito molto, diciamo, dal punto di vista soprattutto delle imprese, e con un abbattimento molto forte rispetto a quelli che erano quasi i 2 miliardi di arrivi internazionali, e c'è stata una battuta d'arresto completa delle attività sociali, economiche e quindi anche turistiche. Che futuro ci aspetta? E questo è sempre difficile da dirsi, perché, come diceva Chuck Palahniuk, il futuro che avrai domani sarà diverso da quello che avevi ieri. Sembrava fossimo usciti del tutto dal tunnel con la, diciamo, in qualche modo l'affievolirsi dell'impatto del Covid, e ci troviamo nel bel mezzo di una guerra, purtroppo, con tutte le dinamiche e le ripercussioni sul piano umanitario, sociale, però anche evidentemente economico, che forse aggrava anche una crisi energetica che in qualche modo è presente. Però abbiamo visto, commentavo prima con una collega di un'importante destinazione balneare, diciamo che il turismo è anche molto resiliente, e un po' in tutta Italia abbiamo vissuto una stagione di grande ripartenza, con diversità da territorio a territorio, da tipologia a tipologia, però sicuramente c'è stata una ripartenza. E quindi probabilmente tra l'overtourism, che è tornato ad affollare anche le calli veneziane a poca distanza da qui, e il detourism del Covid, credo dovremmo trovare una, diciamo, una terza via, perché quello che io credo, e lo dico con convinzione, è che non possiamo guardare all'indietro come se nulla fosse accaduto. E in realtà già prima del Covid c'erano elementi, come dire, di criticità in termini di sostenibilità di tipo ambientale, tutto il tema dei cambiamenti climatici che purtroppo attraversa anche la nostra penisola, e i disastri della scorsa estate ce l'hanno, anche recenti, ce l'hanno ricordato, il tema, come dire, della sostenibilità sociale, evitare che l'overtourism diventi un fenomeno di anti-turismo, che origini anti-turismo, come è accaduto a Barcellona o nella stessa Venezia. Ma c'era già prima del Covid un tema di sostenibilità di tipo economico, la forte dipendenza dalle online travel agencies. Io non demonizzo, diciamo, come dire, il sistema Booking, Airbnb e dintorni, dico solo che dipenderne totalmente, come dire, riduce la marginalità per destinazioni, territori e imprese. E questo è un tema, e l'Italia è fortemente dipendente dalle online travel agencies, molto più di altri paesi. La Francia ne dipende meno, perché nel 2002 è partita con una propria piattaforma, Open System Alliance Resort, e già nel 2016, come dire, il 98% delle destinazioni francesi usava questa piattaforma. Nel 2019 l'hanno trasformata in Open System Experiences, proprio perché l'esperienza diventa un elemento centrale della proposta. E lo stesso ha fatto la Gran Bretagna con New Mind, ma anche la Scandinavia, tutto il centro Europa. L'Austria è stata la prima realtà, ma pensiamo anche alla Slovenia, ad utilizzare in modo intelligente il tema dei destination management system, perché è vero, come dire, che oggi ci muove la motivazione, la ricerca di esperienze, ma senza territori organizzati, senza sistemi organizzati, non c'è turismo.
diventa difficile poi, come dire, andare alla ricerca dei singoli operatori e trovare molto spesso in ordine sparso e frammentato e non sempre adeguatamente preparati, anche se Ates sta facendo un gran lavoro in questa direzione, e costruire davvero un prodotto. Cioè bisogna passare dall'evocazione esperienziale alla costruzione di prodotti. Non è un caso che il World Economic Forum denuncia in qualche modo una scarsa competitività nel nostro sistema paese rispetto ad altri sistemi. Ad esempio, diciamo, mentre ce la caviamo benissimo dal punto di vista delle risorse culturali e siamo messi bene anche dal punto di vista delle risorse naturalistiche, siamo al sesto posto per l'infrastruttura dei servizi turistici a livello mondiale, siamo al 12° per la capacità di internazionalizzazione del prodotto, al di là di regioni come il Veneto che hanno una forte vocazione internazionale, penso a altre regioni, ad esempio del bellissimo centro-sud, che hanno ancora una scarsa vocazione internazionale. Il tema appunto delle risorse naturali, siamo al 15° posto, siamo al 100° posto per la competitività nei prezzi. Ora gli operatori mi risponderanno, c'è tutto il tema del costo lavoro, c'è tutto il tema della fiscalità, ma questo è un dato di fatto. Siamo, diciamo, al 91° posto per la pressione dei viaggi e del turismo, quindi il tema dell'overtourism è ancora una criticità. E siamo solo al 59° posto per la capacità, e questo è un problema sistemico, ma anche delle imprese, di creare un ambiente imprenditoriale favorevole allo sviluppo del turismo. Ecco, poi c'è da chiedersi come sta cambiando il turismo. Sicuramente c'è una richiesta di maggior sostenibilità nella proposta e questo sarà indotto probabilmente da una maggior responsabilità della domanda. I paesi, diciamo, di riferimento per l'Italia, i paesi nordici, la Germania, la Francia, la Scandinavia, hanno interiorizzato il tema della sostenibilità e chiedono un'offerta ai prodotti sostenibili, così come, diciamo, la salute personale, lo diceva Maurizio prima, non siamo usciti dal tunnel del tutto e avere destinazioni organizzate anche da questo punto di vista diventa un elemento di sicurezza, di competitività, sicurezza che viene richiesta in tutti i campi, che però va declinato molto con l'inclusività e la cultura dell'accoglienza. In Veneto siamo stiamo declinando una carta dell'accoglienza e dell'ospitalità, stiamo partendo, lo faremo a gennaio in occasione delle gare di sci di Coppa del Mondo, per avviarci, come dire, ad affrontare bene l'appuntamento di Milano Cortina 2026, ma lo faremo in tutto il Veneto. La prossimità sembrava un tema in qualche modo superato con l'uscita dal Covid, in realtà appunto la situazione geopolitica internazionale ci dice che vivremo ancora molto un turismo di prossimità, e questo non è un dato negativo, perché ci fa riscoprire i nostri connazionali, i nostri territori, e appunto apprezzare di più le esperienze che siamo in grado di proporre. Sicuramente un turismo più attento all'aria aperta, alla natura, anche qui un turismo slow, ma non basta evocare il turismo slow, bisogna costruire l'offerta, bisogna costruire i prodotti. Io sto lavorando da 12 anni in Veneto sul cicloturismo e dopo 12 anni possiamo dire che comincia a esserci un'offerta. Dei 19 club di prodotto che abbiamo finanziato nella scorsa programmazione del FESR, ben 9 ruotano intorno al turismo lento e al cicloturismo, ma sui cammini, ad esempio, siamo all'anno zero. C'è un aspetto evocativo che invece va tradotto in prodotto turistico. Lo stesso vale per le tanto evocate destinazioni patrimonio UNESCO, va bene. Intanto bisogna avere la consapevolezza di cos'è patrimonio UNESCO e quindi l'elemento, come dire, di preservare questo patrimonio, ma soprattutto anche qui di organizzarlo. Magari, ecco, in Veneto, Collina del Prosecco devono imparare dalle Langhe di Roero e Monferrato, che hanno una grandissima capacità organizzativa, un approccio di destination management degno davvero di questo nome. Cosa stiamo facendo in Veneto? Vado veloce. Un nuovo piano strategico per passare dal cosa al come. È un momento in cui è difficile avere il pensiero lungo, anche se necessario, perché gli scenari sono in continuo cambiamento. Abbiamo cercato, come dire, di avere visione, ma avendo anche attenzione a ciò che cambia continuamente. Quindi tutto il tema dell'approccio al lavoro, e io sono anche un formatore, il mio tema è ogni volta quando vado in aula capire che prospettiva diamo ai ragazzi. E qui c'è un tema enorme, ad esempio questo paese da 7 anni non apre a nuove professioni turistiche, la possibilità di accedere alle professioni turistiche.
e questo è un vulnus rispetto alle nuove generazioni. Adesso ce lo imporrà in qualche modo. Le riforme del PNR legate al turismo sono la riforma delle professioni turistiche, la riforma degli affitti brevi, tema importante, e in qualche modo tutto il tema anche dei direttori di agenzia, eccetera. C'è tutta la questione dei nuovi prodotti, perché, come dire, per fare esperienza bisogna creare nuovi prodotti. C'è il tema della marca, che però è il tetto della casa. Se la casa non è organizzata e strutturata dal punto di vista della governance, non funziona. E c'è il tema appunto degli strumenti. Noi in questi anni abbiamo fatto alcune cose, di alcune di queste vi parlerò più approfonditamente, però il tema dei nuovi prodotti rimane centrale, il tema della cultura dell'accoglienza. Oltre alla carta d'accoglienza, le porte dell'accoglienza negli hub ferroviari, negli hub aeroportuali, nei principali capoluogo, negli uffici turistici, diciamo sede di patrimonio UNESCO, e c'è il tema appunto di conoscere per programmare. L'Osservatorio del Turismo Regionale Federato, che abbiamo varato in piena pandemia, che racchiude una partnership tra 45 soggetti e che invito studenti, docenti, operatori a consultare osservatorioturismoveneto.it, perché non troverete solo le classiche arrivi presenze, ma troverete ad esempio il tasso di occupazione delle camere, il RevPar, i canali di vendita, troverete le nazionalità in tempo reale legate alla occupazione e alla permanenza media. Troverete anche il sentiment delle destinazioni, cosa pensano, come dire, chi visita le nostre destinazioni. E questo è un dato ormai fortemente rappresentativo, perché la curva dei contenuti che troviamo su social, su portali di prenotazione, su quelli di recensione, ormai si sovrappone alla curva delle presenze, quindi è fortemente rappresentativa dell'universo. Dicevo organizzarsi anche sul digitale. Il Veneto è partito nel 2016 con Destination Management System, cioè un software per la gestione integrata di tutte le funzioni tipiche di una destinazione: informazione, accoglienza, promozione e commercializzazione, in un'unica piattaforma. Non è la vetrina, non è il sito, è lo strumento di back office. Con questo strumento le destinazioni, gli uffici turistici, i club di prodotto, le reti di impresa le implementano nello scatolone del DMS l'offerta turistica, che può essere esposta poi nei siti locali, nei siti di destinazione, in un sito di una rete di impresa di turismo esperienziale, e un domani anche attraverso il Tourism Digital Hub nazionale in Italia.it. Vedete che sono già molte le destinazioni del Veneto che lo utilizzano, sono molto già le esperienze prenotabili, le strutture ricettive con possibilità di prenotare presente. Non vogliamo fare la concorrenza a Booking e dintorni, vogliamo organizzare noi l'offerta sul digitale per poi distribuirla attraverso i canali di distribuzione che le destinazioni sceglieranno. Però per far questo bisogna innovare e differenziare l'offerta. Qui mi rivolgo soprattutto evidentemente alle destinazioni e alle imprese. La prossima programmazione europea 2021-2027, che parte in ritardo a causa della pandemia, punta ad esempio a supportare le destinazioni che in Veneto si saranno date una forma giuridica organizzativa e saranno una forma di presidio organizzato davvero, cioè una vera DMO, con proprie strutture, con proprio capitale umano. Bisogna investire in capitale umano. Le persone non sono un costo, sono un investimento nel turismo. Il turismo è labor intensive, senza persone e senza organizzazione non si fa destinazione. Ecco, l'idea è di accompagnare le destinazioni a diventare smart tourism destination, al di fuori degli anglicismi, innovazione, sostenibilità, transizione digitale e l'utilizzo della tecnologia per rendere più friendly il rapporto col visitatore. Poi club di prodotto, ancora una volta, per mettere insieme le imprese e rivolgersi a specifiche famiglie motivazionali della domanda. Se abbiamo il turismo letterario o il turismo musicale o il turismo o il cicloturismo o qualsiasi altra cosa, mettiamo insieme le imprese con una carta dei servizi e rivolgiamoci a quel segmento motivazionale della domanda. La rigenerazione delle imprese in ottica di transizione digitale, in ottica di transizione green, e di garantire la piena accessibilità delle nostre strutture ricettive. Alla vigilia anche delle Paralimpiadi del 2026, non possiamo non avere strutture ricettive completamente accessibili.
non il singolo bagno per i disabili, ma accessibili a qualsiasi tipo di visitatore e di turista. E poi l'aggregazione di imprese, ancora una volta, o per promuovere prodotti tematizzati trasversali a più destinazioni, o per, diciamo, promuovere le destinazioni stesse. Per questo bisogna avere destinazioni organizzate, insisto su questo tema, anche per chi fa impresa, anche per chi partecipa ai workshop, anche per chi è buyer, avere dall'altra parte una destinazione, un territorio organizzato è un modo, diciamo, più semplice per poter costruire il proprio prodotto, per poterlo commercializzare. Senza organizzazione non c'è destinazione. Sono 17 le destinazioni in Veneto, appunto spingeremo molto. Abbiamo siglato un accordo con Unioncamere in questi giorni e attorno al sistema camerale diciamo, cercheremo di spingere il sistema delle destinazioni del Veneto a organizzarsi secondo modelli evolutivi, diciamo, secondo modelli riconosciuti a livello internazionale, utilizzando sempre più il DMS, declinando quello che è il piano strategico nazionale e quello che è il piano regionale anche a livello di destinazione. Io mi fermo qui, mi auguro una 3 giorni, come dire, di attività, agli studenti, come dire, buona vita e buona fortuna per il loro futuro e di trovare, come dire, collocazione nella vita e nel mondo del lavoro rispondente alla formazione e alle capacità che avranno acquisite. Grazie.